Di parlare ne ha facoltà. Sì, grazie Presidente. Il gruppo di Fratelli d'Italia voterà a favore dell'ordine del giorno, perché non possiamo accettare che rimangano dubbi sulla legittimità di una elezione di un parlamentare che fa parte di quest'Aula. Vedete, i brogli sono accertati, sono conclamati, sono clamorosi, sono talmente diffusi che anche se l'esame riguarda soltanto un campione comunque significativo delle schede, mettono un'ombra molto ma molto grave su questa elezione. È chiaro che questa opera di inquinamento della volontà popolare non può essere frutto di qualche singolo delinquente, ma che è frutto di un lavoro di concerto e quindi di un'associazione a delinquere finalizzata a inquinare il risultato del voto. Noi non sappiamo se e fino a che punto questo lavoro criminale di inquinamento del voto ha sovvertito l'esito del voto e tuttavia di fronte a un dubbio così grave non possiamo convalidare l'elezione di un senatore su cui incombe un sospetto di questa gravità. Per cui, poiché l'ordine del giorno dice chiaramente di non convalidare l'elezione di Cairo, noi voteremo a favore di questo ordine del giorno auspicando che ulteriori approfondimenti istruttori possano sancire definitivamente cosa è veramente successo in quei seggi, anche se i dati a nostra disposizione ce lo lasciano già comprendere molto chiaramente. Grazie.